Poco meno di 15 minuti per raggiungere Peretola, partendo dal centro Pecci attraverso un percorso con solo 4 fermate che toccheranno la zona dei Gigli e dello Smannoro, con particolare attenzione per Metro, IKEA e Polo Universitario di Sesto. Ecco il nuovo progetto di tranvia lanciato la scorsa settimana dai candidati della lista Biffoni, Cristina Manetti e Giacomo Sbolgi, e dettagliato oggi dal presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani, che ne farà uno dei suoi cavalli di battaglia per le elezioni regionali del prossimo anno. L'amministratore toscano preferisce chiamarla metro navetta per sottolineare la volontà di farne un collegamento costante e veloce tra le due città, ma se tecnicamente migliore, niente vieta di realizzare il prolungamento della tranvia che ora fa capolinea a Peretola. Ed è proprio quest'ultimo elemento che rende l'idea pratese più realizzabile delle ipotesi passate. Noi andiamo a coprire un'area su cui vivono e lavorano sostanzialmente almeno 300-400 mila persone. Perché non offrire l'opportunità di un trasporto rapido di massa che sicuramente è più agevole che farsi nelle ore di punta 3 o 4 chilometri di fila. Il salto dalla promessa elettorale alla realtà, soprattutto quando si parla di un'infrastruttura viaria come questa, passa anche dall'individuazione delle fonti di finanziamento. Nessuno dei proponenti lo dice apertamente, ma una mano potrebbe arrivare anche dai privati, ad esempio IKEA e Metro, in cambio del loro nome sulla fermata più vicina alle rispettive aziende o da Toscana Aeroporti, come una sorta di compensazione per i disagi che la nuova pista porterà sulla Piana e a Prato, ammesso che l'opera superi il vaglio del TAR. Altra possibilità che sta già circolando negli ambienti della regione è riuscire a fare massa critica per spostare 50 milioni di euro attualmente destinati alla tranvia Firenze-Bagnaripoli a favore della metro navetta, che coprirebbe un'area più complessa dal punto di vista della mobilità. Costituisce un'opportunità anche per il turismo e per la cultura, perché Pecci Peretola è anche un modo, no, per portare turisti direttamente a Prato. Firenze è una città overbooking e quindi, diciamo, riusciremo probabilmente a sviluppare anche dei progetti su Prato.